Ben ritrovati gentili telespettatori per questo nuovo appuntamento con il notiziario del Veneto orientale. Apriamo la pagina dell'informazione con un servizio che arriva da Caorle. Compra online la vacanza di 2 settimane al mare, ma viene truffata. Vediamo. Si faceva consegnare 500 euro di caparra per la vacanza al mare di Caorle, poi spariva. Un meccanismo, quello studiato da VG, 47enne di Vigevano, tutto sommato semplice, con la richiesta di denaro e poi la fuga. L'uomo però non aveva fatto i conti con le tracce che aveva lasciato in rete. Già, perché i carabinieri sono risaliti direttamente al suo conto corrente dopo una truffa ai danni di una donna della provincia di Padova. Nello scorso mese di giugno la vittima, una donna 38enne di Este, aveva cercato attraverso internet l'offerta per una vacanza al mare. Tra le varie proposte si era imbattuta sulla proposta di una sedicente Marzia che aveva pubblicato sul sito subito.it una vacanza di 2 settimane a Caorle, tutto compreso, da 1.400 euro. Per bloccare l'offerta però si doveva versare la caparra da 500 euro. Peccato che la donna, dopo quel bonifico sul conto corrente, non sia più riuscita a rimettersi in contatto con Marzia. Da qui è partita la denuncia ai carabinieri che per tutta l'estate hanno indagato, non senza difficoltà. L'unico indizio era il bonifico, che ha portato al conto corrente di VG. L'uomo, conosciuto bene dalle forze di polizia, è stato accusato di truffa. Ora le indagini proseguono per capire l'entità dell'illecito giro. Le forze dell'ordine raccomandano di non eseguire bonifici senza alcuna garanzia. Esistono del resto anche in rete delle garanzie per l'acquisto online. Quel negozio non aveva alcuna caratteristica per rimanere aperto. A Bibione i carabinieri lo fanno chiudere. Un non fuori programma per dei commercianti cinesi che in riva al mare si sono ritrovati in vacanza prima dell'ora. I carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro di Venezia hanno effettuato l'altra settimana dei controlli tra le attività commerciali di Bibione. Tra le verifiche dei militari, la sicurezza degli ambienti lavorativi e la presenza di lavoratori in nero. Se in quest'ultimo caso non sono emerse irregolarità, ben diversa è la situazione che si è presentata agli investigatori quando hanno varcato l'attività dell'esercizio commerciale gestito da imprenditori cinesi. Per i carabinieri il negozio non era sicuro, non solo per quanto concerne le vie di fuga, ma anche per i servizi, i bagni, definiti del tutto irregolari, come del resto tutto il negozio che non avrebbe avuto alcuna caratteristica per rimanere aperto. Da qui la decisione dei carabinieri veneziani di sequestrare l'attività, provvedimento che è stato poi convalidato dalla Procura di Pordenone competente per il territorio sammichelino. Di fatto l'esercizio rimane chiuso prima ancora della conclusione della stagione estiva. Solo dopo una serie di importanti modifiche dell'esercizio l'attività potrà riprendere il suo funzionamento in maniera regolare. E adesso andiamo a Treviso, parliamo ancora di amministrazione. In questo caso anche di tributi e di frodi, indebite agevolazioni fiscali per 1.000 dichiarazioni dei redditi infedeli. Vediamo. La Guardia di Finanza di Treviso ha segnalato 1.000 stranieri all'autorità giudiziaria per indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato. Una truffa da 3 milioni di euro, uno solo dei quali è stato bloccato dalle fiamme gialle prima che fosse erogato. Mentre del raggiro al fisco titolare di un centro di assistenza fiscale bolognese, al quale si rivolgevano stranieri da tutta Italia, ai finanzieri il sospetto è venuto quando hanno notato un numero consistente di immigrati rivolgersi, anziché ad un CAF della marca, ad uno bolognese a cui erano state sottoposte 1.000 dichiarazioni di redditi infedeli, presentate o comunque già compilate e in attesa di essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, finalizzate a beneficiare di crediti di imposta non spettanti. In detrazione, parenti disabili senza che lo fossero, spese sanitarie mai sostenute e tanti altri casi simili. L'indagine, coordinata dalla Procura di Bologna, condotta dal gruppo di Treviso, ha permesso di svelare l'intero meccanismo di frode e di ottenere anche l'annullamento di oltre 300 modelli 730 da poco presentati con l'indicazione di quasi 1 milione di euro di crediti IRPEF non spettanti, che così non saranno liquidati. Il CAF bolognese, in cambio dei compensi, ha agevolato le pratiche di numerosi clienti, consentendo loro di percepire indebiti crediti IRPEF liquidati in oltre 2 milioni di euro attraverso l'aggiramento, dal 2012, del sistema informatico di controllo automatizzato delle dichiarazioni di redditi.
Gli indagati, tutti i cittadini stranieri residenti sull'intero territorio nazionale con la compiacenza del responsabile del CAF, ricorrevano infatti a diversi artifici per proseguire il disegno fraudolento volto al conseguimento di rimborsi IRPEF non dovuti. Nel modello 730 dichiaravano crediti d'imposta inesistenti oppure la presenza di altri familiari a carico residenti all'estero e privi di codice fiscale o ancora detrazioni per figli non esistenti in affidamento preadottivo, anche disabili. La magistratura bolognese ha disposto a carico del consulente fiscale, veramente istigatore delle condotte delittuose, così come ripetuto dalle fiamme gialle, il sequestro preventivo d'urgenza dell'immobile sede del centro direzionale utilizzato dall'indagato per l'esercizio dell'attività. Due pensionati residenti a Fontanelle e Conegliano si sono resi protagonisti di altrettanti episodi di autolesionismo la notte scorsa. Impugnando un coltello da cucina hanno provato a farla finita. Fortunatamente il tentativo è stato notato dai familiari che hanno immediatamente dato l'allarme. Nelle due abitazioni sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Conegliano che hanno ricostruito cosa fosse accaduto escludendo il coinvolgimento di terze persone. I due pensionati sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali di Treviso e Conegliano e la loro prognosi è riservata. Rimangono ignoti i motivi del gesto anche se pare che entrambi soffrissero di crisi depressive. E adesso andiamo in Riva all'Emene, a Portogruaro, al Russolo, una mattina di formazione con Arrigo Sacchi. Vediamo. Una mattina dedicata all'informazione, alla salute e al miglioramento delle proprie performance. Sabato 24, dalle 10 alle 13, Confartigianato Imprese Veneto Orientale darà vita all'incontro pubblico Portogruaro in forma, che si terrà presso il Teatro Russolo di Portogruaro con ingresso libero. Alcuni dei principali esperti del settore metteranno a disposizione del pubblico conoscenza e innovazione per presentare le più importanti novità nel campo scientifico appartenenti al mondo della salute, della crescita personale e del benessere. Sarà poi l'occasione, ha spiegato Ciro Martin, presidente di Confartigianato del Veneto Orientale, per lanciare i nuovi corsi organizzati e gestiti dalla nostra associazione, corsi di varia natura, destinati a diversi target di corsisti e dalle formule innovative. Testimonial d'eccezione sarà Arrigo Sacchi, l'allenatore pluridecorato dagli anni 80 e 90, che a Portogruaro parlerà del modo giusto di fare squadra, anche nell'ambito lavorativo. Gli altri ospiti sono Mauro Mario Mariani, che illustrerà i cibi che curano e depurano, Raimondo Pische, che si occuperà di ortodonzia e del benessere della bocca e del corpo, Amedeo Maffei, che affronterà il tema della corretta postura fisica che si riflette sulla nostra mente, Andrea Sales, che parlerà della ridefinizione di sé, conduttrice dell'evento invece la giornalista Roberta Ferrari. Questo importante momento pubblico, ha concluso Ciro Martin, si annovera di fatto nell'ambito degli eventi che l'associazione sta programmando per il 70° anno della sua costituzione, che ricorrerà nel 2017. Prossimamente, infatti, presenteremo il ricco palinsesto di attività pensate per festeggiare questo prestigioso traguardo per una delle più importanti realtà della rappresentanza associativa del nostro territorio. E ancora un servizio, questa volta che arriva da San Donà, dove parliamo di fiera campionaria che fa il pieno di espositori. Vediamo. Abbiamo avuto molte richieste, speriamo di riuscire a soddisfare tutti. Sta racchiuso tutto in questo primo commento del presidente Ascom San Donà Jesolo, Angelo Faloppa, il primo successo della campionaria d'autunno della Fiera del Rosario, nei giorni 1, 2 e 3 ottobre, nella nuova gestione affidata alla stessa associazione dei commercianti del San Donatese. Commento che arriva dopo il sopralluogo effettuato nei padiglioni di Via Paralungo per fare il punto della situazione a pochi giorni dal taglio del nastro, previsto per la mattina di sabato 1 ottobre. Il numero effettivo degli espositori dunque è salito. La vendita degli spazi è stata positiva, continua Faloppa, segno che c'è grande fiducia nel progetto che vogliamo portare avanti. Le richieste sono state tante, al punto che per riuscire a soddisfarle tutte abbiamo dovuto ricavare altri spazi all'interno dell'area. Il consiglio che rivolgo agli altri imprenditori è di affrettarsi per non rischiare di rimanere esclusi. Nuovi spazi ricavati anche grazie alla felice intuizione di liberare l'area solitamente dedicata agli sposi, cui è stata dedicata una specifica fiera, la Sposi in Villa, dello scorso fine settimana, ed una diversa collocazione degli espositori istituzionali. Molte le richieste, speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, ribadisce ancora Faloppa. Successo che diventa duplice se si considera appunto anche la Fiera del Fumetto che si svolgerà la domenica successiva, sempre nei padiglioni di Via Pralungo. La richiesta è stata talmente alta, continua il presidente Ascom, che abbiamo dovuto estendere la kermesse all'intera area feristica. Soddisfazione dunque per l'associazione tornata a gestire la campionaria dopo anni.
L'ASCOM è una realtà importante per tutto il territorio e non solo, ed è giusto che scenda in prima linea per creare quelle occasioni di visibilità per un'economia che ha voglia di emergere, ma alla quale vanno dati i contesti ideali per aiutarla a crescere. E da sempre questo appuntamento fieristico rappresenta una vetrina importante, anche da questo punto di vista. Da parte nostra, anche attraverso la collaborazione con altre realtà associative, a cominciare da Confartigianato, abbiamo messo in campo tutta la nostra esperienza, professionalità e quella voglia di fare imprenditoria che ha sempre caratterizzato la nostra categoria. E per quanto riguarda il Veneto orientale, l'assessore regionale Corazzari, intervenuto al convegno sulla polizia locale, sottolinea come è necessaria una forte collaborazione tra le forze dell'ordine e polizia locale. Siamo con l'assessore regionale Cristiano Corazzari, assessore alla sicurezza e alla polizia locale della regione Veneto. Oggi a Portoguaro un convegno che vede tutte le forze dell'ordine del nostro territorio, del territorio della città metropolitana, per una sinergia. Che significato dobbiamo dare a questo convegno? Beh, è un convegno importante perché tratta un tema importante, il tema della sicurezza che oggi è tra i più sentiti dai nostri cittadini e dai nostri amministratori. Per arrivare ad avere un livello di sicurezza ottimale occorre che vi sia una forte collaborazione tra le varie forze dell'ordine e le nostre polizie locali, che devono essere dotate quindi di quegli strumenti per poter collaborare e relazionarsi ed operare in condizioni di parità con le altre forze dell'ordine. Questo in quanto oggi la nostra polizia locale è delegata, in base alle leggi vigenti, ad avere compiti di pubblica sicurezza. Avendo compiti di pubblica sicurezza deve avere anche gli strumenti per operare. Pensiamo all'accesso alle banche dati, pensiamo a quella che è la operatività, la sinergia, la collaborazione con tutte le altre forze di polizia. In questo la Regione sta lavorando per costruire un nuovo testo unico sulla sicurezza regionale che preveda già questo tipo di attività. Dal punto di vista normativo, il cittadino normale, il cittadino che si trova all'interno di una famiglia, fa una importante considerazione che la faccio io, perché oggi in questo convegno manca un rappresentante di qualche comitato di cittadino proprio per presentare alcune problematiche, soprattutto quelle legate alla normativa. Oggi la polizia ferma un malvivente, domani molte volte se lo vede poi per la strada. Sì, beh, la problematica qui è soprattutto normativa statale. Noi abbiamo un grande lavoro fatto dalle nostre polizie locali, dalle forze di polizia, dai carabinieri, da tutti gli operatori del mondo della sicurezza che contrastano efficacemente e con grande sacrificio i fenomeni di criminalità. Purtroppo questo è spesso vanificato da norme troppo permissive a livello appunto statale, che fanno sì che questi soggetti, non appena portati ai controlli ordinari, vengano subito rilasciati. Questo è assolutamente una responsabilità che va sottolineata in capo a chi ha la competenza statale di cambiare le norme dell'impianto della normativa penale. Noi, per quanto riguarda invece l'aspetto regionale, dobbiamo occuparci della organizzazione delle polizie locali, ovvero di far sì che queste abbiano una tale strutturazione da essere efficaci, e lo stiamo cercando di fare, così come è stato fatto in passato, creando delle unità operative che abbiano la possibilità di far lavorare insieme le polizie locali di più comuni e di dargli dotazioni adeguate alle necessità. Nell'ambito della collaborazione tra i Moco Wally, che milita in A1, e Wally Pool Piave San Donà, domani 21 settembre alle ore 16, le pantere del coach Mazzanti si alleneranno a porte aperte, ingresso gratuito e libero per il pubblico, al Palasport Fontebasso di Noventa di Piave. L'occasione quindi per il pubblico del San Donatese, e non solo, di vedere dal vivo un allenamento degli Moco Wally, campione d'Italia, con il nutrito
manipolo di panterine della Whirlpool Piave, che in questo periodo in cui la squadra del coach Mazzanti sente la mancanza di parecchie giocatrici impegnate in nazionale, stanno dando una grossa mano a completare i ranghi negli allenamenti precampionato e nel contempo vivendo quindi un'esperienza formativa molto importante per lo sviluppo della loro carriera, allenandosi a fianco di grandi campionesse e con uno staff ai massimi livelli. E adesso andiamo a Bibione con il prossimo servizio, parliamo degli ultimi appuntamenti per la volata finale che concluderà l'estate bibionese. L'estate di Bibione registra l'impennata di presenze tra i turisti. Manca ormai poco alla chiusura della stagione estiva e proprio oggi gli albergatori si sono ritrovati per tirare le somme. Insomma, il giorno della verità in cui l'ABA, l'Associazione degli Albergatori Bibionese, deve analizzare le presenze turistiche e gli afflussi dei vacanzieri per capire proprio il trend della località balneare che più volte ha registrato oltre 6 milioni di presenze tra gli ospiti, piazzandosi solo dietro alla costa romagnola. C'è stato comunque un avvio difficile e preoccupante, fanno sapere gli albergatori, anche a causa delle avverse condizioni di meteo a giugno. Poi le ottime temperature degli ultimi giorni, con molti ospiti, soprattutto di lingua tedesca, ancora presente a Bibione, fanno sì che la nostra località sia ancora affollata. Nell'ultimo weekend poi c'era stato anche il Festival del Fitness, che ha fatto sfiorare addirittura il sold out tra le strutture ricettive di Bibione. Grazie alle rilevazioni del software HIC Benchmark elaborate dall'ABA, è stato riscontrato che la percentuale di occupazione delle camere degli alberghi che aderiscono al progetto nei mesi di agosto è superiore di 3,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita per le strutture ricettive alberghiere a 3 stelle è di 6,3% e di 0,8 per i 4 stelle. Ottimi i dati per i primi 14 giorni di settembre, che hanno fatto registrare un'occupazione media di 88,08%, con un incremento di 5,2 rispetto al 2015. Anche in questo caso gli hotel a 3 stelle hanno evidenziato un incremento importante, più 7,1% rispetto ai 4 stelle, che hanno comunque registrato un aumento di 4,5%. Siamo felici per come si è evoluta la stagione calda a Bibione, ribadisce il presidente ABA Silvio Scolaro. Per noi è una grossa soddisfazione terminare in bellezza questo scorcio d'estate. Ora si punta all'altra stagione, così come definita dal sindaco di San Michele Bibione Pasqualino Codognotto, tra passeggiate, giornate all'aria aperta, tra eventi e la degustazione delle eccellenze del territorio. La Biblioteca Civica Niccolò Bettoni di Portogruaro ospita la rassegna Terra a Terre, nutrito il programma che vedrà in apertura la rassegna Pietro Spirito con il libro Nel fiume della notte. L'autore racconta con parole e immagini la fascinosa storia del fiume sacro agli antichi romani, il Timavo, e le esplorazioni a caccia del suo percorso sotterraneo dagli effetti spesso strabilianti. Il 23 e il 30 settembre ci si sposterà in America con uno sguardo su due città, due volti dello stesso grande paese proposti dall'Associazione Culturale Atelier di Lettura. E ora la rassegna Scatti dal territorio a cura di Vinicio Scortegagna, fotoreporter. Bene, gentili telespettatori, era questo l'ultimo servizio per quanto riguarda l'informazione del Veneto orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale.